con una dichiarazione congiunta del Presidente del Senato Schifani e del Presidente della Camera Fini, si è in qualche misura conclusa la vicenda della presidenza della Commissione di Vigilanza RAI. In realtà, più che conclusa, è stata rinviata a partire dal settembre, il 17 settembre, dopo appunto le vacanze del Ferragosto. La dichiarazione di Schifani e Fini mira sostanzialmente a ribadire che, a partire dalla seduta del 17, la Commissione di Vigilanza è chiamata obbligatoriamente a votare il Presidente e a farlo continuativamente, e cioè come una specie di conclave Vaticano: se non esce il Papa, di fatto non escono dalla Commissione. Tutto questo che abbiamo raccontato si rifà all'iniziativa politica che nei giorni scorsi i radicali hanno effettuato in modo anche clamoroso, con l'occupazione della Commissione di Vigilanza, dentro la quale si consumava un rito un po' paradossale, cioè il rito di finte riunioni con i membri della maggioranza che non si presentavano perché non accettavano di avere Leoluca Orlando presidente della Commissione. Ora è noto che questa Commissione di Vigilanza è una delle due commissioni che in qualche modo, come patto, diciamo anche tacito, viene dato dalla maggioranza all'opposizione, perché si tratta di commissioni di controllo che in una dialettica democratica devono essere affidate all'opposizione. Nel caso specifico, il nome di Orlando, che era stato scelto attraverso una procedura che non è stata mai chiarita e che comunque veniva presentato unanimemente dal centro-sinistra, non è stato mai accolto dal centro-destra. È ben evidente che, se però non si è trovato un accordo, non era soltanto perché il centro-destra non voleva Orlando, ma perché una parte del centro-sinistra anch'esso non voleva. I radicali, attraverso l'occupazione partita dal membro della Commissione Beltrandi e poi con tutti gli altri parlamentari italiani e europei, hanno messo in evidenza come questo tema era un tema essenziale e per di più messo nel dimenticatoio delle notizie. In realtà hanno fatto emergere un caso clamoroso che poi i giornali hanno risolto appunto con titoli abbastanza ingiusti, come quello di dire i radicali vanno in vacanza, evacuati dalla Commissione. In realtà, nei fatti, i radicali hanno scelto di portare a chiarimento questo elemento e hanno ottenuto un atto formale di impegno dei due presidenti affinché dal 17 comunque si risolva la questione. Resta nel fondo però un altro dato, che è la vicenda della presidenza della Commissione della RAI e anche la questione RAI, e c'è quel ginepraio, quel territorio di divisioni e di spartizioni lottizzate che è rimasto il vero unico luogo dentro cui, sia pure attraverso gli schianti, le trasmutazioni, i cambiamenti di questi ultimi 15 anni, è il sistema della spartizione lottizzata di partitocratica memoria. Una partitocrazia di natura diversa: non c'è più la DC, non c'è più il PC, non ci sono più i socialisti, ci sono i derivati, ci sono tutti i soggetti che da quei filoni vengono e che sono stati ricollocati e che all'interno della RAI trovano il loro habitat, nel quale consumano il mercimonio fatto di disinformazione, di occupazione, ma anche di spartizioni di mezzi economici, perché è evidente che nell'immaginario collettivo quello che si vede in televisione è la verità. Se l'hai visto in televisione, è la verità. Sarebbe divertente far vedere in televisione Giulio Cesare e dire che è ritornato vivo e vedere se dopo qualche settimana larga parte della popolazione non si convinca di questo paradosso. Conclusione di questa vicenda: la RAI è un centro, di gestione del potere, ma anche un centro di indirizzo, ma è anche il punto di sintesi della crisi politica. Con la loro iniziativa, pagata anche con il prezzo dello sberleffo finale delle informazioni circa appunto il fatto che sono stati cacciati fuori o se ne sono andati o sono andati in vacanza, hanno reso evidente questo fatto che in realtà si consumava nel silenzio e nelle ombre. È il luogo fisico, materiale, dove una parte della crisi si presume debba trovare soluzione, ed è appunto quella crisi politica di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, che a tuttora sul piano formale non si realizza, ma che sul piano sotterraneo continua ad avere molti luoghi dentro cui prende caratteri, si solidifica, lasciando però intatti gli elementi della crisi stessa. In realtà emerge sempre di più e in modo chiaro che gli attori politici che sono sul mercato e che sono il prodotto degli ultimi
caratteri di sistemazione del dopovoto sono assolutamente in linea con la crisi stessa. In realtà sono i figli della crisi e da loro difficilmente potrà venire fuori una soluzione per la crisi politica stessa.